Ma cosa fate? Ma che liquido lo dovete mettere? Ma sta cosa qua, chi ve l'ha detto di farlo? È una stronzata. E anche se ci metti quel belin di prodotto, non può funzionare. Però è una stronzata. È una stronzata. Questa cosa è veramente una stronzata. Ma una stronzata galattica. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dato che ultimamente ogni volta che scivo in bici... Quindi oggi siamo qua, il pacco è appena arrivato, il polpettone che ci assisterà. Copertoni nuovi, la pipa davanti, l'ho presa molto più corta e con un'angolazione zero. Migliora la postura e il controllo durante la discesa. E infine abbiamo il polpettone, tutto il kit per convertire le gomme da camera d'aria a tubeless. Il nastro adesivo, il liquido e le varie pipe. Quindi unboxing fatto, siamo pronte per partire. Mettiamo questo perché almeno ci possiamo svegliare. Pronta amore? Prontissimo. Questo upgrade fantastico, la tua bellissima bici. Per l'anteriore ho preso Xis Minion di HF, per il posteriore di HR. Pagati l'anteriore 39 e il posteriore di HR 34, Superbike. Sono un po' più resistenti e soprattutto l'anteriore è adatto ai terreni cedevoli e fangosi. Primo passaggio, levare la camera d'aria di quello vecchio. Che figo, zii. I tasselloni sono molto più spessi, anche tutto il copertone è molto più spesso. Sarà un tutorial un po' alla buona. Poi, innanzitutto ringraziamo Bici Fai Da Te, il tutorial. Allora, il flap è questa cosa di serie a noi cerchioni. Ok. Mettere il nastro nuovo, fornito dal kit di conversione, okay, per coprire i buchi dei raggi. Partiamo. 15 cm prima del buco della valvola. Guarda, dammi 15 cm. E proprio qua. E andiamo. 1,70. Dove sta la valvola? Si trova la X. Non si è cliccato. E poi questi, il nastro universale tubeless. Guanti, zii. Ci si. No, che stupidi che siamo. Cosa è successo? Zii, non era lubrificante sta roba. Abbiamo usato il lubrificante. Piace? Sì. Beh sì, direi che ora senza lubrificante è tutta un'altra storia. Ok, buchetto. Il buchetto qua, ecco. Qua. Qua. Vai. Oh yeah. Lei toglie il bellissimo lavoro che abbiamo fatto prima. Prova a darci gli sgrassatori. Pausa pipì, a dopo guys. Un'ora zii, è un'ora. Veramente. Lubrificare le spalle del copertone e i bedrock del cerchio. E montare il copertone. Ok, abbiamo montato il copertone, cambiato la batteria alla GoPro. Compressore, mania magia, vola dritta mia patatina fritta. E sia. Gonfiamo. Sì. Sai come si usa? No. Proprio l'adattatore, amore. Facciamo anche l'altra e poi chiamo Papino. No, ragazzi, niente, ci siamo quasi. Siamo arrivati quasi alla fine. Se è tutto andato bene nei passaggi, forse l'unico passaggio che boh è l'ultimo. Cioè, tutti i passaggi boh. Però, meno male, abbiamo trovato una soluzione. Ora siamo stanchi e non ci vogliamo più sbattere per cercare una soluzione. Quindi, vediamo se. Quindi, ricapitolando, cosa abbiamo fatto? Abbiamo montato il copertone. Poi abbiamo tolto ovviamente la camera d'aria, rimosso i flap, messo il nastro, abbiamo messo l'altro nastro. Ora stiamo rimuovendo queste venature qua per conformare il nastro nero ai bedrock del cerchione. Rimetteremo il copertone sopra, poi... Per farlo funzionare il compressore bisogna suonargli la musica. Dovrebbe stare gonfia per qualche secondo. Ma cosa fate? È una stronzata. Questa cosa è veramente una stronzata. Ma una stronzata galattica. Ok.
Detto ciò? Detto ciò, ci vuole la camera d'aria. Ok, pa, allora ascolta, ora... Vuoi continuare? Continua. Buon divertimento. Grazie, proprio. Iniziamo da questa, zì, che mi sembra quella più presa via. Quindi vado? No. Mettiamo i tubettini qua, per far scendere il liquido. Tubettini che mi hanno dato in dotazione con il kit. Momento della verità. Stai un attimo in silenzio e ascolta se si sta... Non sta uscendo. Avanti e indietro, ruotandola di 15 cm di volta. Lasciamo decantare. La prima ruota è andata. Ora finiamo questa qua. Poi possiamo aprirci una nostra ciclofficina. Adesso 5 ore, vuoi dire qualcosa? Ciao ragazzi, alla prossima! Per altri tutorial. Ci fai da te.com